Il sorriso e la mimica facciale. L'ultimo dei fattori è rappresentato dalla mimica facciale, ovvero da quell'insieme di messaggi che vengono inviati attraverso le modificazioni del nostro volto, a cominciare dal sorriso. Appare lapalissiano affermare che un sorriso sereno ricevuto attenua le eventuali tensioni e predispone al contatto interpersonale. Così come cenni di conferma da parte del nostro ascoltatore ci fanno sentire sicuri e gratificati. Al contrario, anche la minima smorfia del volto dell'interlocutore ci mette a disagio o ci irrita. Anche in questo caso, come in quelli precedenti, vale la regola che mimica facciale e sorriso debbano essere armonizzati con il resto della comunicazione verbale e non verbale, perché questi siano realmente efficaci elementi comunicativi.